Ci metterò una vita e mezzo a registrare questo video. Comunque, ciao tutte pasticce! Allora, scusatemi, è la prima cosa che voglio dire, perché è da un mese che non registro più video. E mi dispiace, però una settimana sono andata a Monaco e Praga e se vi interessa qualsiasi cosa riguardo quei posti, scrivetemelo perché ci sono stata giusto una settimana fa con la gita di Quinta, sapete, sai. Sì, ma almeno da noi è consuetudine andare all'estero. E sono andata via tutta la settimana, quindi non ho potuto registrare video. E le settimane prima comunque ho avuto simulazioni di terza prova, seconda prova, quindi sono impegnata. E giusto domani ho due interrogazioni di fisica e filosofia, di cui non so una beata mazza. Quindi mi sto ritagliando questi spezzettoni di tempo, perché sarà più volte che dovrò riaccendere la macchinetta perché non ho spazio. E quindi niente, non so cosa volevo dire. Comunque, niente, a Monaco sono andata da Forever 21. Sono stracontenta perché poi ho notato che un sacco di persone che lavoravano in quel negozio erano italiane. Quindi sono ancora più contenta perché non devo fare fatica a farmi capire. Comunque, da Forever 21 ho preso tre cose, però una cosa era per mia mamma, che non ho qui, ed erano un paio di orecchini dorati, che ho pagato 2,50 euro. L'altra cosa per me è questo giacchettino qua, verde oliva. È una S, l'ho pagato 33,50 euro, è della linea Denim, Casual Jacket Olive. Appunto, è color oliva. E ha il cappuccio, ed è appunto per la primavera, molto bellino. Qua ha la tasca vera e qui ha una taschina finta con la cerniera, ha sia i bottoncini che volendo la cerniera. E mi piace tantissimo, mi piace davvero un sacco. Se riesco vi metto anche una fotina qui, ma non lo so se ce la farò. E più che altro non è che se ce la farò, se mi ricorderò. E mi piace davvero tantissimo. È fatto da Dio. Qui c'è anche il suo coso e niente, mi piace davvero tantissimo. Mi spiace solo che non ci sia in Italia, comunque più o meno adesso so quali sono le taglie e mi saprò orientare, spero. E niente, dietro è fatto così e lo amo da impazzire. Altra cosa che ho preso da Forever 21 e che ho indossato stamattina, un giacchettino. Semplicissimo, mi sto spaventando perché non smette di registrare. Non vorrei che io non stia registrando. E stavolta ho preso una L, ma vabbè, perché tanto le spalle cadevano comunque basse, cioè erano comunque, vedete, cadevano comunque qui, quindi per cadere qui E qui, stavo vabbè, ho preso dicendo, la L. niente, se riesco vi metto una foto anche comunque di questo giacchettino qua. Questo giacchettino qua, a differenza dell'altro, l'ho pagato 15 euro. Ed è fatto in questo modo, è sempre di questo colorino qua che mi piace un sacco, non so perché io sono amante di questo colore, ho anche un maglioncino di H&M e non so se l'ho detto, l'ho pagato 15 euro. Non so, mi ricordo se l'ho detto. E ha due taschine qui, i bottoncini e cinque bottoncini, sì, cinque bottoncini. Questo qua però è una taglia molto grande per me. Ed è una L, però vabbè, lo porto largo, non mi interessava, mi piaceva talmente tanto che ho preso una L. E niente, è spettacolare. Ed è, ah sì, è un po' più corto davanti, ho scoperto, l'ho visto adesso. Comunque, mi piace un sacco e ho tenuto sia la borsa di Forever 21 che tutto lo scontrino in tedesco e terrò ovviamente relativi cartellini e cartellini, oddio, cartellini. E non lo so, mi piace un sacco e adesso che ho visto più o meno com'è, sarei molto tentata di fare un ordine online. Non lo so, ditemi voi perché io e gli ordini online non andiamo molto d'accordo. Ah, purtroppo quest'anno non posso venire al Cosmo. Prof, sono disperata. No, disperata no, però sono intristita perché l'unica volta in cui ci sono andata è stata nel 2013. L'anno scorso ho saltato, quest'anno salterò, il prossimo anno aspettatevi perché voglio venirci. Poi, e quelle sono le cose che ho preso in Germania, a Monaco, anche perché una bottiglietta d'acqua al supermercato costava 80 centesimi alla faccia del Kaiser. In questo periodo ce l'ho su con sta parola e un sacco 80 centesimi e
andavi a prenderlo al bar 2,10 euro. Fuori come dei balconi, ma pazzi. Comunque, da Praga per 80 corone questa, che corrisponderebbero a 3 euro, una cosa di questo genere, ho preso questa strepitosa calamita, è eccezionale, spero di farvela vedere bene. Vi faccio vedere meglio, magari ve la centro un attimo. Praha! Che bella, mi piace un sacco. Vedete, a tutto questo paesaggio, qua la scritta Praga, questo è il ponte, mi sembra, si chiami Carlo, ma una cosa del genere, ed è eccezionale, mi piace un sacco e l'ho pagata solo 80 corone, vedete, qua c'è la calamita e l'ho appiccicata sopra. E non mi ricordo cosa stavo dicendo, ah sì, questa qua è l'altra, oddio scusatemi. È l'altra, appunto, calamita, scusate, quanto è bella. Questa qui l'ho pagata solamente 39 corone, quindi 1,50 euro, ed è spettacolare, mi piace un sacco, mi piace una cifra. No, vabbè, a parte gli scherzi, è davvero bellina, eh. Poi bella, bella, bella. Non lo sto più in piedi. La macchinetta. Comunque è proprio bella. E niente. Altra cosa che ho preso, rimango qua così vi faccio vedere bene, è stata questa tazza. Non può mai mancare la tazza. E ho deciso di fare le collezioni di tutte le tazze. Ovviamente sono partita male perché di Monaco non l'ho presa. Perché prenderla? Perché costava tipo 10 euro, no vabbè, non 10 euro, però costava 5 euro una calamita, non oso immaginare le tazze. Questa qua è molto simile al paesaggio raffigurato nella precedente calamita, vedete? Soltanto che è un'altra angolazione del ponte. Io ci sono stata su questo ponte e niente, qui c'è tutta la piazza. Secondo me qua per qua c'è la piazza dell'orologio che vi consiglio di andare a vedere. Vabbè, è tipo la cosa principale di Praga. Comunque, e niente, questa qua è la tazza appunto in questione. E qui c'è un simbolino. E qui c'è scritto thank you con la faccina sorridente. Cioè, bellina. E l'ho pagata 99 corone, che corrisponde a 3,50 euro, 4 euro. Non lo so con precisione, comunque una vaccatina del genere. Torniamo sulla sedia. Voilà. Niente, e questi qua direi che sono stati tutti i miei acquisti di Praga, sono stati pochini, però mi piacciono un sacco, soprattutto perché avevamo poco tempo. E sono andata ovviamente la mia prima volta da Starbucks, ho preso un frappuccino con caffè e panna. In realtà non sapevo come farmi spiegare dai tipi, però vabbè, io ho sempre detto sì e mi è venuto fuori quel che è venuto fuori. E era freddo e mi è andata questa qua, volevo l'altra, però forse adesso che ci penso preferivo questa, quindi mi è andata bene. Hanno segnato il mio nome, Martina, e l'hanno capito subito. E poi qua hanno messo MF perché non so cosa voglia dire. E niente, ho cercato di fare piano per non distruggerla e sono riuscita a portarmela a casa, questa qua di Starbucks. E sono stracontenta. Riprendiamo il video, stavo dicendo Starbucks, comunque cambiate inquadratura perché quella di prima era poco stabile. Starbucks, sono stracontenta di esserci andata, non profuma più di quello che avevo bevuto. Secondo me era una bomba calorica oltretutto della miseria, perché ho continuato a dire sì, oltretutto non so neanche quanto ho pagato, perché ho pagato in corone, quindi non lo sapevo. Beh, ad ogni caso, volevo portarmi a casa questo, e sì, I'm a fucking genius, ci sono riuscita. E vabbè, l'ultima cosa che vabbè ho comprato, ma non a Praga né niente, volevo farvelo vedere, è questo mascara Ciglia Sensazionali di Maybelline, che tra poco andrò a utilizzare, perché il mio è finito, ed è questo qua, ed è il nuovo mascara Maybelline, con questo scovolino qui piccino, fatto in silicone, l'odore è siliconico, proprio bestia, perché il mio Love Extreme rosa è finito, quindi niente, ho trovato questo. Niente, queste qua sono tutte le cose che ho comprato a Praga, a Monaco e chi più ne ha più ne metta.
Sono stracontenta di questa gita, di tutto. Vi consiglio come posto assolutamente. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!